Ciao amiche, ciao amici, ti sei subito concessa sessualmente. Come recuperare per sedurlo, per conquistarlo? Questo video per rispondere a Tiziana che mi segue su YouTube. Ora, normalmente, diciamo così, per generare coinvolgimento, la sessualità è un'ottima esca che va però utilizzata nel modo giusto. Non è l'amo, non è quello che fa innamorare, come ho detto in diversi video. E se un uomo esce con te e tu, insomma, gliela dai la prima o la seconda volta che lo vedi, è difficile che lui si coinvolga. Poi può succedere, ma non è così, cioè statisticamente le probabilità sono ridotte perché è come il pesce che tende a mangiare l'esca, se ne va, se non c'è nessun ostacolo, non ti considera come, diciamo, emotivamente interessante, perché una persona emotivamente interessante è quella che ti amplifica il desiderio e questo desiderio poi lo pilota. Non è detto che devi. Ci sono persone che magari hanno necessità di possedere, ma comunque devono prima desiderare. Chiunque prima di possedere deve desiderare, perché se e desiderare a livello emotivo, perché a livello logico, se lui ti dice: vorrei venire a letto con te, per accontentarlo gliela dai, diciamo così, non è che, come dire, hai stimolato il desiderio, hai solo appagato un desiderio logico-razionale. Come recuperare adesso? Beh, il modo per recuperare è quello di fare il contrario di quello che lui si aspetta, perché adesso lui si aspetta che tu lo cerchi e magari, insomma, se lui inizierà a non farsi sentire, eccetera, eccetera. E invece tu devi aspettare senza cercarlo, e quando si farà vivo, lui prima o poi tanto si rifarà vivo, e tu dici: sì, vabbè, vediamoci, però non è che mi sia piaciuto tanto l'altra volta. Se sei in forma, magari ci possiamo vedere. Cioè, vai a svilire un po' la sua prestazione. In questo modo gli dai subito una sferzata emotiva, perché praticamente indirettamente gli dai un po' dell'impotente, insomma, e questo destabilizza, perché da una parte vorrebbe rivederti, dall'altra lo destabilizza un pochettino e dai comunque emotività. Quindi vai a recuperare quella parte di emotività che non avevi, che non hai prodotto all'inizio, insomma. Questo è il metodo migliore, più semplice e più rapido. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, anche tu come Tiziana avrai la possibilità di fare una domanda nei commenti e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!